Ero in Russia con uno striscione con la scritta gay ok in cirillico in russo, cosa che non è consentita dalla legge, e quindi per questo motivo prima mi hanno sequestrato la bandiera e poi hanno sequestrato me stessa. E ora sei un personaggio non gradito, non potrai più tornare. Me ne farò una ragione. Bisogna andare in Russia per dire che si sta meglio in Italia, perché lì c'è in vigore questa legge di Putin che si chiama contro la propaganda gay, per cui non si può parlare pubblicamente di temi legati all'omosessualità, è un reato punibile, e invece io sono andata lì proprio a sfidare questa legge orrenda, urlando e mostrando segni di simboli sulla libertà civili e sulla lotta per l'uguaglianza, cosa che il signor Putin non ha molto gradito. Ma Putin non ha sulla coscienza solo la questione omosessuale, Putin ha sulla coscienza la questione ucraina, la questione cecena, Anna Politkovskaya, Putin ha tanti macigni sulla coscienza. Adesso come stai? Bene, fa male un po' la spalla perché mi hanno trattenute, mi hanno fatto cadere, però sto bene. Ci sono pure quelli, venite qua tutte e due, che ridete, che stavo con loro io, con Pia Medeo delle Iene. Vieni, vieni, non dire che non ti sei cacato sotto. Il sopravvissuto Per che cosa? Dai, sono l'abbiamo salvata, l'abbiamo salvata. Meglio della Farnesina, di Greenpeace, l'abbiamo riportata in Italia, sana e salva, ragazzi. Loro, questi russi, hai visto, sono tutti magri, bassi. Quando hanno visto questi due pezzi di cristiani da Foggia, hanno avuto paura e mi hanno rilasciata. Ci hanno espulso, per questa cosa ci hanno espulso. Hai visto? Che sana e salva. Com'è la situazione in Russia, seriamente, su questo tema? Com'è la situazione? No, ma tranquillissimi, ci hanno accolto bene. Ma abbiamo avuto paura, però cioè, è normale, quando ti vedi correre 30 poliziotti intorno abbiamo avuto paura, però poi alla fine abbiamo avuto fiducia nelle istituzioni che ci hanno salvati. Sì, 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 ambasciatore italiano, la Farnesina, no, ci hanno vista brutta, però sono mobilitati e ci hanno salvato. Poi ci hanno espulso dalla Russia, cioè c'è chi viene buttato fuori da un privé, chi da una discoteca, noi dalla Russia. Cioè giusto, senti, almeno mi hanno cacciato dalla Russia, mi hanno cacciato, è bellissimo dire, non possiamo più tornare in Russia, peccato. Voi che ne pensate del tema gay ok? Ma noi pensiamo che noi che siamo l'emblema della massima, cioè i massimi esponenti dell'eterosessualità, e Vladi che è il massimo esponente dell'omosessualità, in questo servizio cercheremo di dimostrare che è facile convivere nonostante i pregiudizi, nonostante tutti i tabù, quindi ognuno può essere libero di fare quello che vuole, in piena tranquillità, nel rispetto della persona più che delle regole. Meglio Foggia che la Russia. Sicuramente meglio Foggia che la Russia, ma meglio l'Italia che la Russia. Non abbiamo mai amato così tanto l'Italia. No, sicuramente, ma la Russia è bella, cioè è successo questo episodio, naturalmente noi siamo andati lì a provocare con Vladimir. È normale, è come se vai nella curva della Lazio gridando Forza Roma, ti succede qualcosa.